Bel progetto a 2 milioni e mezzo di euro finanziato dal Next Appennino, dal Fondo Complementare Sisma. Parliamo di risorse per la comunità energetica, un progetto importante, significativo, perché coinvolge le imprese, i cittadini, le attività commerciali, le comunità montane, e con il comune capofila che ha voluto e ha fortemente voluto questo progetto. E quindi siamo molto felici non solo del risultato ma anche della premialità e soprattutto di una comunità che cresce, che vuole continuare a vivere a Tossicia, che vuole investire nell'ambiente, nella tutela ambientale e nell'abbattimento dei costi energetici. È un bel segnale per le aree interne e per, diciamo, anche per la nostra provincia. Le aree interne appunto è un buon segnale perché i comuni più piccoli sono sempre un po' penalizzati sotto diversi punti di vista. Sì, nel periodo invernale tornano a crescere i consumi dell'energia, questo significa per il comune un accrescimento molto importante dei costi sul bilancio, significa dover tagliare i servizi, dover tagliare la mensa per i bambini che vanno a scuola, per il trasporto pubblico, tutti i servizi essenziali, perché questo aumento dei prezzi non era prevedibile in queste dimensioni dell'energia elettrica. Allora avere una soluzione con una comunità energetica di questo tipo è veramente un segnale importante per ogni cittadino, per le imprese ma anche per la pubblica amministrazione. Questa è una delle misure che, come tante altre, inseguiamo, perché questo devo dirlo, ogni qualvolta c'è l'attribuzione di un finanziamento, comunque di risorse utili per la comunità, questo è frutto di un lavoro e di un'attenzione pure alle varie possibilità che ci si prospettano, e naturalmente tutto è rivolto al benessere dei nostri cittadini delle aree interne.